Oggi ragazzi vi parlo di un dissipatorone, non tanto per la grandezza perché sarà un dissipatore liquido 2,40, ma per il packaging che vi arriva, che è gigantesco, ben fatto, davvero tanta roba. Ed è codesto scatolotto qui, lo vedete? Sto scrigno? Ecco, è il Valkyrie Dragon Fang 2,40. Abbiamo già conosciuto il Sin 360, brand nuovo che ancora su Amazon è anche difficile da reperire. Però ecco, piano piano l'azienda mi ha assicurato che diventerà insomma reperibile anche qui in Italia, ma maggiori dettagli su questo dissipatore, sul packaging, performance, eccetera, dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su SD Hardware, sono Davide e con l'introduzione oggi parliamo di Valkyrie, questo brand nuovo che si è buttato nel mercato a fare i dissipatori a liquido e bisogna, non solo a liquido in realtà, ha fatto anche dei dissipatori ad aria, ma piano piano vediamo se portiamo un po' tutto e niente, oggi parleremo di questo Dragon Fang 240, dissipatore a liquido 240 mm, che punta tanto al packaging, l'abbiamo visto, ma in realtà anche esteticamente è davvero interessante. Prezzo ve lo dico subito, ormai per i dissipatori ho preso questa via di dirvi subito un po' quanto costa, così mettete un po' a fuoco se è un prodotto premium, se è un prodotto budget, se è un prodotto rapporto qualità-prezzo. Ecco, questo vi anticipo che è un prodotto premium e il costo è di 121,49 € più IVA, perché poi dipende dal paese, da noi il 22%, quindi dovrebbe arrivare a circa 150 €. Sono tanti? Sono pochi? Beh, per un dissipatore a liquido 40 non sono pochi, però diciamo che è un prodotto premium e come tale lo pagate parecchio. Però non è che ha display, caratteristiche particolari, diciamo che punta tanto al packaging, ma andremo a vedere anche la qualità costruttiva, eccetera, però ecco, vi costicchia parecchio. Ma detto questo, prima di attaccare e parlare di codesto dissipatore, è il caso che vi iscrivete al canale, mi raccomando, bottoncino rosso è gratuito per scoprire dissipatori che non avete mai visto nella vostra vita. O magari prodotti in generale sull'hardware che magari non conoscete, e poi perché no, lasciate un like, un commentino e niente, giù in descrizione, canale Telegram delle offerte, chat di gruppo, chi più ne ha più ne metta. Appena sarà poi disponibile il link per acquistarlo da Amazon, ovviamente vi piazzo anche quello giù in descrizione. Ovviamente ringrazio anche Valkyrie e HV Legend per la collab e niente, andiamo a vedere un po' com'è il packaging di codesto dissipatore. Packaging fatto a scrigno, l'abbiamo già visto nel Sin in versione bianca e più grande, è davvero gigantesca, qui un po' più compatta perché è un 240. Vediamo da subito ottime rifiniture esterne, uno scrigno vero e proprio perché di per sé nel lato troviamo una sorta di cordicella con il logo di Valkyrie che serve per tirare fuori, diciamo, la prima parte della scatola, e notiamo anche un cassettino dove non vi spoilero cosa ci sta. Appena tirate fuori, diciamo, la scatola, dentro la scatola c'è sta una bella cover di plastica, sotto trovate delle scatoline numerate 1, 2, 3. La 1 la capite, il radiatore dove c'è appunto il radiatore del dissipatore. Per quanto riguarda la 2 e la 3, allora per la 2 ci sta un hub con l'accessorio come l'alimentazione, eccetera. Un hub a 6 ventole, quindi per 6 ventole in termini di PWM, ma anche RGB, quindi può far comodo. Vi dico che per il dissipatore in sé non serve perché le ventole hanno una tecnologia interessante per cui sono una sorta di daisy chain, però con cavo corto tra di loro, quindi si collegano in realtà con due ventole che ha il dissipatore, comunque ne collegate una presa PWM e una RGB. Diciamo che non vi serve l'hub, però è un accessorio che troviamo in confezione. Nella scatola numero 3 trovate i vari kit di montaggio, diviso in più bustine, anche perché non ci sono solo i kit di montaggio, ma anche accessori interessanti come delle strip, ci sono anche dei gancetti per tenere i tubi nella maniera corretta, una placchetta con scritto Valkyrie, poi ci sta la pasta termica e ovviamente poi i kit di montaggio. Se vi devo dire, ho trovato un po' meno personalizzato il kit perché per esempio c'erano dei bulloncini nel Sin con il logo di Valkyrie, qui hanno la solita vita normale, niente di che, però costicchia anche qualcosa di meno. Ci sta, diciamo che lo accettiamo. Montaggio che può essere fatto ovviamente su LGA 1700, M4, M5, insomma, ripetere i socket ad oggi che sono ormai usciti da 2 anni è poco importante, però è sempre giusto andarlo a ripetere. Per quanto riguarda la pompa, waterblock, tubi, beh, allora, fatto tutto ad hoc, da segnalarvi subito al volo che la pompa ha la pasta termica, quindi state attenti anche perché la plastichina sotto si toglie da sola. Io un attimo stavo a registrare il clip e mi sono ritrovato la pasta termica nelle mani, io da dove cavolo l'ho presa? È perché c'ha pasta termica per applicata c'è una plastica che la tiene, ma non è che tiene più di tanto. Per quanto riguarda la pompa e waterblock, sono con un design davvero, davvero interessante. Vabbè, sotto c'è stata la solita lamina in copper, tranquillamente bella con la pasta termica, appunto. Sopra è fatta in ABS, quindi niente cose metalliche. Sì, di metallo ci sta la placchetta di Valkyrie, che è RGB.
idem una tutta striscia intorno al cerchio, al tondo, però intorno alla circonferenza della pompa in sé. Pompa che è particolare, con questo sali e scendi, una sorta di buco, tutte linee, insomma, davvero, davvero figa. Regolabile a 360 gradi, ovviamente la potete far girare come volete. Diciamo che è davvero figa. Poco da dire, ma Valkyrie da quel punto di vista l'estetica abbiamo imparato col SIN, davvero, tanta roba. Per quanto riguarda i collegamenti, in 4 pin PWM e ovviamente i 3 pin RGB a 5 volt. Per quanto riguarda invece lo snodo dei tubi e i tubi in sé, sono molto morbidi, snodi che si regolano da Dio. E di solito quando vediamo dei tubi pensiamo, ok, sono tanto morbidi, sono di bassa qualità. In realtà sono di alta qualità e addirittura il dissipatore ha 5 anni di garanzia, quindi andate tranquilli da quel punto di vista. Per quanto riguarda il radiatore semplice in alluminio da 2,40 ovviamente, con scritte di Valkyrie avanti e indietro. Quindi abbastanza semplice. E voi dite, ma le ventole non ne parliamo, dove stanno? Beh, ci avete presente quello scompartimento segreto, il cassettino? Ecco, lì troverete le ventole con delle scatole apposta, diciamo, tutto ben organizzato, ventole che sono le X12 che abbiamo visto già nel SIN 360, ventole costosine, parliamo di 25 euro a ventola circa, con però caratteristiche molto interessanti. In termini di qualità costruttiva sono molto robuste, pesantucce e per quanto riguarda il design delle pale molto simile all'NFA12. Diciamo che un po' tutti stanno cercando di prendere quel tipo di design, anche qui con il centro largo, perché si ottengono pressioni statiche, si vede molto importanti. Infatti anche qui abbiamo una pressione statica di 3.14, 2150 rpm e 80 cfm. Caratteristiche molto interessanti, ma vi voglio già anticipare, piccola nota dolente tra virgolette, quando si abbassano parecchio la velocità inizia a lavorare un pochino male. Non è una ventola che quando spinge tanto c'ha delle performance davvero molto importanti, poi diciamo che si adegua pian piano, si abbassano le velocità. Cosa da segnalare è il modo di collegamento che hanno queste ventole, perché appena la prendiamo in mano sembra che non c'ha l'attacco PWM ma l'attacco proprietario. In realtà in confezione poi trovate una prolunghetta che si attacca all'attacco proprietario per praticamente avere una sorta di daisy chain attaccando le varie ventole sul radiatore con questi fili molto corti e poi avere un solo cavo PWM e un solo cavo RGB per 3 ventole praticamente. Detto questo, per quanto riguarda il montaggio, ragazzi, montaggio abbastanza semplice, un montaggio che se devo dare un voto da 0 a 10, un montaggio da 7,5-8, si può fare con due mani tranquillamente, si blocca il plate della vostra scheda madre, che ho montato su M4, si blocca tranquillamente, voi fate quello che dovete fare. Funziona da Dio, semplicemente un paio di vitine, si bloccano delle staffette, dopo sulle staffette si montano altre staffette sulla pompa e niente, ci sono due viti, le stringete e state a posto. Davvero nulla di che. Per quanto riguarda i test, ragazzi, soliti test che sto facendo di recente, ovvero 100% delle ventole 1000 rpm su Cinebench R23 e i64 con solo test FPU. Come si è comportato codesto dissipatore sia a 100% che a 1000 rpm? A 1000 rpm, ragazzi, perde tipo 7 gradi in tutte e due i test. Cosa da segnalare? Quindi proprio lì si nota come le ventole lavorano davvero benone al 100%, rallentandole tanto, e parliamo di rallentarle più del 50% perché sono da 2150 rpm, fanno un pochino di fatica, non troppa, ma fanno fatica. Vediamo però che comunque tiene il processore a 72 gradi, quando c'è il SIN che lo tiene a 69 in i64 FPU al 100%, poi prende 6 gradi dal SIN se le mettiamo a 1000 rpm. Per quanto riguarda il Cinebench R23, 66 gradi contro i 62 del SIN, che poi diventano 73 a 1000 rpm, quindi perde davvero tanto. Vediamo come per esempio il Jelly The Liquid 240, un altro dissipatore a liquido e da 240 mm, perde ma non troppo nel momento in cui lo mettete a 1000 rpm. Qui invece le ventole fanno un po' più di fatica. È una cosa che avevo già notato sul SIN 360, però lì ci sono 3 ventole, quindi magari si nota un po' di meno questa cosa, qui si nota un pelo di più perché sono solo 2. Quindi questo indica due cose: una bassa efficienza della pompa in sé, del liquido, ma la scagionerei, cioè nel senso, se al 100% lavora meglio degli altri non è quello il problema, sembra che il vero problema sia proprio magari la pressione statica, forse il design del radiatore con le alette come è fatto, però di per sé a 1000 rpm lavora un po' così. Ovvio che se lo mettete a 1300 rpm magari non perde 7 gradi, ne perde 4, però magari fa un filo di rumore in più. Che dirvi, ragazzi, tanta tanta roba al dissipatore in termini estetici, anche in prestazioni si comporta davvero bene. E in conclusione però vi posso dire che è un dissipatore che a 1000 rpm o comunque con una velocità lenta sulle ventole lavora un pochino peggio, mentre per quanto riguarda Cannone è un signor dissipatore equiparabile quasi a un 360. Quindi cosa vi posso dire? È un dissipatore che consiglierei all'acquisto? Beh, diciamo che se cercate qualcosa di premium sicuramente
fa al caso vostro. 150 euro sono comunque parecchi, poi da vedere effettivamente quando arriva in Italia, magari si stabilizzano i prezzi, magari Vaporno vende pure a 120, ad oggi non si sa. Su Amazon trovate soltanto il Jarn come modello di Valkyrie, che costa mi pare 120 il 240 e 150 il 360, che è la versione diciamo il più economica di tutta la Valkyrie, perché poi c'è il Jarn, c'è il Dragonfang, che è questo, e poi si passa al Sin 240, 280, 360, non mi ricordo quale, no, solo 240, 360, che sono appunto quelli col display. Però di per sé è un signor dissipatore con cose un po' particolari. Il design della pompa è davvero strambo, fatto bene, e in termini estetici e di qualità costruttiva tanta roba. Ovvio, il packaging lì, qualcuno può dire cavolo, potevano spendere 40 euro di meno per la realizzazione del packaging e venderlo a 100 euro. Potenzialmente non è opinabile questa cosa, inopinabile proprio, cioè ha senso, però vogliono fare un prodotto premium, e un po' come ci impara anche Mamma Rog, i packaging fanno parte del prodotto premium, quindi condivisibile come ragionamento. Certo, il costo va su, però anche in termini di performance alla fine non è male. Sarebbe da provare a 1300 bpm per avere comunque un buon compromesso di rumore allo stesso tempo, magari, ecco, non perdere tutte quelle performance rallentando le ventole. Detto questo ragazzi, ho detto praticamente tutto, vi ho mostrato questo nuovo dissipatore, sono davvero contento quando prendo dei prodotti che sicuramente non conoscete, questo di sicuro non lo conoscevate. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commentino. Tendo a ringraziare di nuovo Valkyrie per il sample, la HV Legend per la collab, e niente, prendiamo il solito piccolo Baby Yoda e ci si vede al prossimo video ragazzi, ciao.